Allora, Matteo, qual è il momento di rivolgersi a un professionista? Penso in parte tu abbia già risposto prima, ma ecco, per esplicitare un po' meglio questa parte, direi. Beh, allora, subito, sempre per il principio per cui oltre all'anticipazione, il rischio dell'ansia è quello dell'evitamento, cioè io non solo anticipo, cioè inizio ad essere esageratamente preoccupato per qualcosa, ma poi anche evito, cioè cerco di tenermi il più lontano possibile, alla larga possibile, da una situazione che ritengo per me stressante, preoccupante. E allora mi illudo, mi convinco che in realtà non ho niente, sto bene, non ho problemi, e quando di contro la mia vita diventa invece sempre più stretta, sempre più limitata, sempre più vincolata, sempre più ridotta. E questo poi rende anche difficile riuscire a capire che si sta vivendo una condizione d'ansia, un problema d'ansia, perché non ne ho consapevolezza. Un po' l'esempio della rana, no? Sai, la rana bollita che nell'acqua non si Certo. accorge che piano piano la temperatura sale, a un certo punto è cotta, però non ha capito perché, non è arrivato. L'evitamento è questo, cioè è la temperatura della pentola che progressivamente sale finché a un certo punto ci rende bolliti e non siamo neanche capaci di, uno, renderci conto che siamo bolliti, due, il perché siamo arrivati a questa situazione. L'ansia è un po' questo, quindi appena se ne ha percezione, quindi appena ci si rende conto che è diventata disfunzionale, cioè è diventata un ostacolo alla mia vita, al mio benessere, al mio funzionamento, allora quello è il momento di chiedere aiuto. Ripeto, il chiedere aiuto è sicuramente, dal mio punto di vista, per come sono fatto, ad uno psicoterapeuta, però al tempo stesso uno può anche scegliere di chiedere aiuto, allo psichiatra, ad altri tipi di dottore, Ok. insomma, anche però sono specializzati in questo, okay? Cioè che trattano i disturbi ansiosi in funzione di quello che ritiene essere per lui l'approccio più funzionale, cioè più utile, e quello che sente più affine a sé. Però è chiaro che prima chiede aiuto, prima o più è facile trattare il problema, perché non c'è solo l'anticipazione sviluppata, ma sicuramente non si è generato un evitamento ancora radicato, soprattutto non si è cronicizzato il problema, cioè noi non ci siamo adattati al problema. Quindi non abbiamo modificato ancora la nostra vita in funzione dell'ansia che proviamo o che potremmo provare, e quindi ovviamente risulta essere più facile da scardinare perché è meno incistata in noi e quindi Perfetto. rimane più mobile. Ok, questo è come è molto più facile, ovviamente. Poi non sempre, se sto ancora qui generalizzando, però è più facile ovviamente trattare un ventenne che è 2 mesi che soffre d'ansia piuttosto che un sessantenne che è 40 anni che soffre d'ansia. Certo. Questo per ovvi motivi. Certo. Certo.